Ajime, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca e oggi volevo vedere con voi gli errori più comuni o gli errori anche che ho fatto io con il mio acquario marino. Bene ragazzuole, allora intanto mi metto la lente in modo che vediamo un po' meglio i colori della vasca, non vediamo tanto azzurro. A me sapete che non piace vedere tanto azzurro l'acquario, mi piace vedere più i colori naturali della vasca. Intanto mi siedo, così parliamo un attimo di due o tre cosine per quanto riguarda appunto alcuni errori che si fanno. E vabbè, come vedete è bello pulito dietro, non so se avete visto uno degli ultimi video, abbiamo pulito tutto, la parte posteriore dall'alga corallina, mi resta da pulire il tracimatore e la pipetta di sfogo dell'acqua, ok? Però vabbè, questo con calma lo facciamo, appena ho due minuti oltre a fare questo video riuscirò anche a pulire quella parte lì. E per quanto riguarda i corallini, tutti bene, meno uno, e adesso lo vediamo e vi spiego anche perché, che è successo soprattutto. E i corallini, come vedete, stanno tutti abbastanza bene. Per quanto riguarda le eptasia, poco a poco le stiamo eliminando, sempre con i berghia. Vediamo se le riescono ad eliminare del tutto, anche se ne ho un botto. E vorrei parlare con voi appunto di questi errori che sono, diciamo, i più comuni che si fanno con l'acquario marino, ok? Il primo, ragazzi, è un errore che mi è successo anche a me poco tempo fa, è non dare la giusta importanza all'osmoregolatore. Io vi dico quello che è successo a me, che è una cosa che succede, però pensiamo sempre, no, ma questo a me non capita. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del galleggiante dell'osmoregolatore, ok? Io ho un osmoregolatore a galleggiante singolo. E quello che può succedere con questi osmoregolatori è che restano bloccati, ok? Che resta bloccato il galleggiante e vi inizia a mettere in acqua, in vasca, scusatemi, l'acqua di riposizione, quindi l'acqua d'osmosi. Ed è quello che è successo a me. E vi lascio un video in sovraimpressione. Settimana scorsa, prima di pulire tutto là dietro, mi è capitato, ok? Quello che è successo praticamente è che mi ha messo più di 10 litri di acqua d'osmosi all'interno della vasca senza appunto che me ne accorgessi. Me ne sono accorto solo quando ho sentito appunto la pompetta che oramai aveva finito l'acqua e quindi girava a vuoto, e me ne sono accorto anche perché un corallo ha iniziato a sbiancare. Quale corallo? La tortuosa, come sempre poco fortunata. Adesso lo andiamo a vedere da vicino. Però fondamentalmente si è sbiancata praticamente tutta la parte, come vedete, sottostante, questa qui, lì ha fatto alghe, come vedete ci sono parecchie zone che si sono sbiancate, ancora non l'ho taleata, vedrò di talearla quanto prima possibile per cercare di recuperarla. È un peccato, però appunto questo succede quando abbiamo l'osmoregolatore così. E non diamo appunto il giusto peso ad un doppio galleggiante. Il doppio galleggiante in questo caso mi avrebbe salvato, perché il primo galleggiante appunto manda l'input alla pompa di iniziare a mettere acqua in vasca, però quando il livello viene superato, diciamo va al di sopra del galleggiante, c'è il secondo galleggiante di sicurezza che ci blocca il livello, quindi di conseguenza ci blocca la pompa in modo da non creare casini. Fortunatamente l'unica che ne ha risentito di più è stata la tortuosa, come sempre, sfortunatissima. Gli altri coralli stanno tutti abbastanza bene, stanno abbastanza bene. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco questa, la millepora. Vediamo se ci riusciamo, dai, ce la puoi fare, io credo in te. Eccoci, ecco, no, niente, vabbè. Millepora, Xtrix, Bali anche sta molto molto bene. Ne ha risentito leggermente una giornata, però adesso spulipa tutta, sta tutta abbastanza bene. Zona Zoanthus, ovviamente, non ve lo dico proprio, Acanthastrea, Briarierum, sta leggermente toccato, non so se è stato l'acqua. Qui intanto ho spostato, vabbè, la fungia, però forse la rimetterò dietro perché gli arriva troppa circolazione, qui non mi piace tutta questa circolazione che gli arriva.
Per il resto tutto, ragazzi, abbastanza bene. Fortunatamente gli altri coralli stanno tutti in maniera decente, ok? Quindi questo è il primo errore che vi consiglio di non fare, quindi di sottovalutare l'importanza dell'osmoregolatore. Più che altro non l'importanza dell'osmoregolatore, ma l'importanza di avere un doppio galleggiante qualora utilizzaste il galleggiante. Perché pensiamo sempre, no, vabbè, ma questo non capiterà mai a me, non capiterà mai a me, poi capita, infatti è capitato a me. Un'esperienza in più, così lasciamo anche, diciamo, costanza di questo evento. Ovviamente non è che l'osmoregolatore che ho io è cattivo, io lo smoregolatore che ho io è della Blau, è un buono smoregolatore, però appunto è a galleggiante e diciamo è stata una mia disattenzione non prenderlo a doppio galleggiante, ok? Fortunatamente non c'ho tanti coralli delicati, fra virgolette, in vasca. Sì, c'ho agropora, sono delicate, però fortunatamente non hanno risentito tanto di questo sbalzo di salinità per adesso, perlomeno. E quindi fortunatamente non ho perso ancora nessun corallo. Questo sta lì lì e forse lo perdiamo, però mo vediamo come va. Quindi, osmoregolatore importantissimo, ragazzi, un errore che non dobbiamo fare. Infatti lo cambierò a breve. Questo è un errore mio praticamente che ho fatto. Altro errore che facciamo o che ho fatto e che continuo a fare anche, però sempre perché io sono fatto così, perché mi piace che le vediate le cose, mantenere la calamita in vasca. Ok, io ho questa calamita qui, non è di marca, ok? Oramai vabbè, è ricoperta anche essa di corallina, però il problema è che in alcune zone, se la lasciamo in vasca, vediamo se ve lo riesco a far vedere in alcune zone, anzi lo facciamo proprio fuori. Ok, ci siamo. Vediamo se ve lo riesco a far vedere. Forse è meglio se ci mettiamo sotto luce. Eccoci qui. Vedete? Si creano delle, diciamo, delle precipitazioni di carbonato di calcio o comunque possono entrare particelle di sabbia, e questo che fa? Questo è un problema per quando andiamo a pulire i vetri, perché andando poi a raschiare con il raschietto quella sabbia o quel carbonato di calcio, appunto, che è presente sul raschietto, ci può danneggiare il vetro e quindi graffiare il vetro della vasca. Io ovviamente lo lascio in vasca, ma lo uso pochissimo questo qui, e soprattutto quando lo devo utilizzare lo caccio fuori, lo pulisco e poi lo rimetto lì. Ovviamente sì, non vi consiglio di mantenerlo in vasca come faccio io, anche perché si possono ossidare, ok? Quindi possiamo avere problemi poi dopo con l'ossido in vasca, ok? Quindi con la ruggine che possono generare e i metalli pesanti, appunto, che possono generare i raschietti, ok? Quindi adesso questo lo caccio fuori, lo lascio lì, così vediamo se non ci succede niente. Che più? Vediamo un attimo, fatemi pensare. Ah, ok. Non dare la giusta importanza ai coralli che andiamo a mettere in vasca. Mi spiego. Fare un acquario misto come il mio, ok, di LPS, SPS e molli, ok? Ti richiede una gestione leggermente un po' più complicata, e molti lo sappiamo, è molto più difficile fare un acquario misto che un acquario di full SPS, per esempio. Non che l'acquario di full SPS non sia difficile farlo, però la gestione, ok, si deve adattare a tutti i coralli che hai in vasca, ok? Questo che significa? Dobbiamo adattare la luce ai coralli. Se abbiamo solo SPS è più facile che prendiamo il punto della luce e tutti i coralli stiano bene, ok? Tutti gli SPS stiano bene, mentre se usiamo una luce, ok? Più che altro uno spettro e anche una potenza di illuminazione per SPS su degli LPS, li bruciamo praticamente, ok? Quindi la vasca, scusatemi, l'illuminazione si deve adattare a quello che abbiamo in vasca, ok? Quindi anche sotto questo punto di vista è leggermente, non più difficile, ma più complessa, ok? Più da prenderci il trucchino e ad arrivare giusti a dove si deve spingere con le luci, ok? Perché non si può spingere né troppo forte né troppo poco per gli SPS e così via. E quindi
Non prendere in considerazione appunto i coralli che andiamo a mettere in vasca. Io ho un acquario misto, gira tutto abbastanza decentemente, non mi lamento di come va la vasca, ok, però se dovessi fare un acquario di full SPS, sicuramente la luce che ho attualmente, lo spettro, e la configurazione che ho attualmente, appunto, la dovrei modificare leggermente. Ovviamente non solo la luce impatta su questa differenza, ok, fra di coralli, ma anche l'alimentazione, ok? Non è la stessa cosa alimentare degli SPS che alimentare degli LPS. Alcuni si alimentano di giorno, altri si alimentano di notte, quindi ci dobbiamo, diciamo, regolare appunto in base a quello che abbiamo in vasca. E non possiamo dare l'alimentazione massiva che diamo agli LPS e agli SPS, perché se iniziamo ad alimentare massivamente la vasca per i nostri LPS, che di solito sono quelli che alimentiamo di più, gli SPS ne possono risentire. Perché? Perché si possono alzare i nitrati e i fosfati causa l'alimentazione massiva, ok? E di conseguenza, appunto, abbiamo questi picchi di nitrati e fosfati che ci possono far smarronare le agropora, le montipore e così via. Quindi, anche sotto questo punto di vista, okay, per quanto riguarda la differenza fra i vari coralli, è importante che, diciamo, che la tenete in considerazione, o meglio, che si tenga in considerazione quando andate ad alimentare. Io, come sapete, gli LPS li alimento una volta al mese, con, diciamo, quella mescola di prodotti che faccio io. E gli SPS dipende un po', diciamo, o li alimento anch'essi una volta al mese quando appunto alimento tutti gli LPS, o automaticamente una volta ogni 2 settimane con dei prodotti liofilizzati in polvere che si mettono in vasca, ok? E che più? Allora, alimentazione abbiamo detto, illuminazione abbiamo detto, osmoregolatore, qualità della luce anche abbiamo detto. Che più, vediamo se mi ricordo, che mi ero segnato delle cose, però adesso mi è sfuggito. La differenza, lo smoregolatore, l'importanza di misurare il TDS, okay, nei recipienti, sia il TDS che i fosfati e i nitrati all'interno dei recipienti, nei quali appunto andiamo a, diciamo, conservare l'acqua, ok? Se abbiamo un recipiente nel quale conserviamo acqua ad osmosi, dobbiamo essere abbastanza, che poi sarà osmosi che utilizziamo per la vasca, dobbiamo essere sicuri che quell'osmosi, che quel recipiente in particolare, non ci modifichi, diciamo, la qualità, la purezza dell'acqua, e quindi sia che contenga o che possa rilasciare qualche elemento tossico, che possa rilasciare qualche metallo. Non è tanto comune che una tanica rilasci metalli, però quello che può rilasciare sì sono nitrati e fosfati, ok? Quindi quella è una cosa da tenere d'occhio. Se per esempio ve ne andate in vacanza, no? Dovete stare una settimana e mezza fuori e mettete un recipiente a parte, io vi consiglio sempre di preparare quell'acqua 2 o 3 giorni prima, e prima di, diciamo, un paio di giorni prima di andarvene in vacanza, e quindi di lasciare quel recipiente lì, fare un test di nitrati e fosfati a quell'acqua. Perché? Perché in questa maniera sappiamo se dopo un paio di giorni che l'acqua è rimasta lì, diciamo ferma in quel recipiente, sappiamo se ha rilasciato qualcosa di nitrati e fosfati. Se ha rilasciato qualcosa di nitrati e fosfati, io vi consiglio onestamente di cambiare recipiente e di non mettere quell'acqua in vasca. Non so se vi ricordate, a dicembre ci è successa questa cosa. Io sono stato, diciamo, fuori casa per 2 settimane. Ok, avevo lasciato un recipiente da 50 litri e quello che mi stava mettendo in vasca erano nitrati e fosfati. Di fatto abbiamo avuto un'esplosione algale enorme, e abbiamo avuto anche dinoflagellati perché i nitrati e i fosfati salivano e scendevano. E quindi di conseguenza, appunto, mi sono dovuto disfare di questo recipiente perché non è idoneo per conservare acqua per molto tempo. Ok, quindi quello è un consiglio pure che mi sento di darvi. Che più? Credo che ho finito. Ah no, l'ultima cosa, una delle ultime cose è il giusto mantenimento alla SAMP. Soprattutto lasciate stare la vasca. Io lo so, ho avuto un periodo che ho lasciato la vasca praticamente a se stessa, scusatemi. Che ho lasciato la vasca a se stessa, a se stessa, a se stessa. E non avevamo pulito il calzino, non avevamo pulito lo skimmer, adesso ovviamente è tutto pulito.
Però è importante anche dare manutenzione alla pompa di ritorno, alle pompe di movimento, alla pompa dello skimmer, allo skimmer, alla sump direttamente, a tutta, diciamo, il fondo della sump, perché si possono accumulare detriti. E quindi è importante anche lì andare a pulire, andare ad aspirare i detriti, o direttamente, se fate cambi d'acqua, fare un cambio d'acqua cercando di aspirare quei detriti. E che più? Credo che sia tutto, ragazzuoli. Casomai, se mi viene qualcos'altro in mente, vi aggiungo qualcosa, diciamo, in descrizione. Ah, vabbè, l'ultima cosa, una delle ultime cose è di non sottovalutare le Jebao, le pompe dosimetriche Jebao. Sì, non sono precise, sì, non sono il meglio del mercato, sì, a volte potete essere sfortunati, ma molto raramente. Si può essere sfortunati che la pompa inizi a dosare, diciamo, un po' a piacere, però non è, cioè, a me non è mai capitato per adesso. Sono oramai 4 anni che ho la Jebao DP4. E quello che vi consiglio, appunto, è di, se avete qualcosa di, se avete soldi in più, cioè, vi conviene prendere una pompa più performante, ma non scartate mai la DP4, perché vi può essere molto molto utile, per, appunto, diciamo, mantenere i parametri stabili nella vostra vasca. In alternativa, se non volete la Jebao e siete bravi con il fai da te e non volete spendere troppi soldi, c'è la pompa, la famosissima pompa di J-Reef, che è fenomenale. Ve la potete autocostruire, si installa direttamente un software per far girare la pompa, è anche a, diciamo, a comando Wi-Fi, quindi tutte le impostazioni le potete fare tramite Wi-Fi. E quindi potete direttamente utilizzare quella pompa. Potete fare una pompa più precisa delle Jebao, perché potete scegliere, appunto, diciamo, le testate che andate ad utilizzare, della pompa dosimetrica, che siano più precise. Potete mettere quelle della Camoer, in generale, c'è vasta scelta. Ovviamente pubblicità gratis per J-Reef, però non fa niente, è un ottimo, diciamo, lavoro quello che ha fatto lui, totalmente gratuito, perché, appunto, ha messo a disposizione a moltissime persone questo, diciamo, questa costruzione di questa dosimetrica, con, appunto, anche il controllo wifi, con un server e così via. Quindi per lui è stato un investimento e l'ha messo a disposizione gratuitamente. Poi anche lui costruisce pompe, quindi potete chiedere anche a lui di farvi fare direttamente la pompa se non siete tanto bravi con il fai da te. E che più, ragazzoni? Credo adesso che sì, che ho detto tutto, e nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile su alcuni errori che si fanno in acquariofilia marina. Ah no! Scusatemi, mi fermo subito, vi stavo già salutando, ma non vi ho detto anche un'altra cosa importante riguardo i cambi d'acqua, che sì, io non le faccio, ma in questa vasca prima li ho fatti e ci sono degli errori che, appunto, si fanno, sono comuni, ok? Uno degli errori comuni è, oltre, vabbè, a misurare la salinità con un rifrattometro che sia preciso, ovviamente un rifrattometro digitale, già sappiamo che è molto più preciso di un rifrattometro analogico, ok? Però i rifrattometri analogici comunque vanno ancora bene. Cioè, le vasche sono andate avanti anni con i rifrattometri analogici, quindi anche uno da 15 euro vi va più che bene come rifrattometro. Poi, come sempre, se volete qualcosa di più preciso e di più tecnologico, di più moderno, vi prendete un bel rifrattometro digitale. Però, oltre a misurare la salinità, vi dovete ricordare di misurare la temperatura, ok? Dell'acqua che, appunto, andate a mettere in vasca, e il KH soprattutto. Non tanto calcio e magnesio, ma il KH soprattutto. Se abbiamo un sale, diciamo, scarico. Scusami, sta facendo rumore la ventolina. Questo c'ha un problema. Guardate, adesso fa rumore. Devo stringere un po' la ventolina perché si allarga praticamente. E già non fa più rumore, no, fa rumore ancora. Ok, adesso ha smesso di fare rumore. Perfetto. Questo a volte succede, appunto, per causa umidità, polvere e quant'altro. Quindi queste pure le devo pulire. E che vi stavo dicendo? Mi sono perso, mo, adesso. Ah, per quanto riguarda come si chiama? Il cambio d'acqua. Per quanto riguarda il cambio d'acqua, appunto, dovete misurare anche KH. Se la vostra vasca a 7 utilizzate un sale carico, quindi con KH 8 o 9, già state creando un piccolo sbalzo di KH all'interno della vasca. Quindi vi consiglio sempre che il KH sia quanto più uguale
possibile a quello che avete in vasca. Ovviamente è una cosa risaputa, però poche volte andiamo a misurare il KH davvero che abbiamo in quel recipiente. Quindi anche lì vi consiglio di fare una misurazione al volo, tanto il KH, i test di KH sono abbastanza veloci, per appunto essere quanto più sicuri possibili di fare un cambio d'acqua ottimale per la vasca, ok? E ovviamente se fate un cambio d'acqua del 10% non c'è tanto bisogno di dar retta a questo, diciamo, valore di KH e di temperatura, ok? Perché non impatta tanto sulla vasca, però già se iniziate a fare cambi d'acqua dal 20% a salire, quindi dal 20 al 50%, vabbè, fino ad arrivare poi al 90%, perché si può fare anche un cambio d'acqua del 90%, però onestamente un po' troppo, non ve lo consiglio. Un cambio d'acqua però del 50% a volte può essere fatto. In quel caso sì che vi consiglio di misurare bene la temperatura, il KH e che i parametri appunto non fluttuino troppo e non siano troppo differenti, perché altrimenti poi potete creare problemi e corali. E questa volta finito. Nada más, gente, come dico sempre. Spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ah.